Buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. I candidati della DDI alle elezioni parlamentari del 5 luglio, Tullio De Metlika ed Emil Daus, hanno presentato i punti chiave dei programmi che riguardano l'agricoltura, l'economia e lo sviluppo di Pola. Uno dei punti per quale combatté la DDI è lo sviluppo economico in quanto è fondamentale, sostiene Tullio De Metlika e aggiunge che la Croazia su tutte le liste economiche è tra gli ultimi. Possiamo dire che il turismo è un ramo dell'economia che è più sviluppato, ma con la coronavirus vediamo che il turismo è in grandi problemi. Così per tirarsi fuori da questa crisi, che sicuramente è davanti a noi, nessuno non può prevedere il risultato, ma con una forte economia si può più facilmente riuscire a sopravvivere. I primi punti di De Metlika nel Parlamento croato saranno? Attirare nuovi investimenti, nuovi investitori, rilasciare le tasse che sono sicuramente per gli imprenditori molto grandi, come lo sviluppo sarebbe più veloce. Secondo De Metlika, l'Istria ha già dimostrato che in tempi di crisi aveva le idee chiare, la volontà e la forza di trovare le soluzioni ottime per i cittadini. Oggi l'Istria sicuramente è la più sviluppata regione in Croazia e con questo non siamo contenti, ma sicuramente vogliamo di più, vogliamo andare avanti e credo che i nostri cittadini proprio nella politica della dieta democratica istriana vedono le persone che possono dare il massimo come abbiamo già fatto prima, così faremo anche nel futuro. La decentralizzazione è uno dei due motivi principali per i quali la DDI fa parte della coalizione Restart, sostiene De Metlika. Non siamo noi proprio i più intelligenti sicuramente, ma vediamo le esperienze delle terre sviluppate, dei stati più sviluppati in Europa. Loro già da tempo hanno decentralizzato e trasportato i finanziamenti ma anche le funzioni su base più bassa, cioè sui comuni e sulle regioni. In questa maniera quello che i cittadini cercano di noi più velocemente si risolve. Il secondo motivo, spiega De Metlika, è di trattenere la regione Istria come autonoma, perché se certi partiti che vogliono riunirci al Quarnero, alla Lika o al Gorski Kotar, sicuramente gli istriani, e con noi, specialmente noi della dieta, siamo contro. La vita è troppo breve per non essere italiani. Questo è il motto del deputato uscente e candidato della Comunità Nazionale Italiana, Furio Radin, che è in corsa per il nono mandato. Cosa principale è il rispetto. Il rispetto per la nostra dignità. Perché? Perché la nostra dignità semplicemente vuol dire che qui dietro, questa è Pola, qui dietro, ma in Istria, nella regione di Toranio Montana, nel Quarnero, gli italiani sono autoctoni. Sono qui da sempre, noi abbiamo costruito tutto quello che si vede qui intorno insieme ai croati e alle altre, gli appartenenti alle altre nazionalità, però l'abbiamo fatto da muratori, da operai, da ingegneri, da professori e dunque è nostro, siamo autoctoni, siamo parte di questo territorio. Per venire rispettati bisogna rispettare, dunque bisogna rispettare gli altri che con noi fanno parte di questo territorio. Un territorio tanto specifico da avere l'ambizione di diventare un territorio autonomo dal punto di vista funzionale, non politico naturalmente. Uno dei punti chiave del programma di Radin sono le scuole e la lingua. La lingua, perché la lingua è l'identità. E crea l'identità, mantiene l'identità, definisce l'identità e la scuola la costruisce. È importante non sottovalutare i due grandi segmenti vulnerabili, ovvero i giovani e gli anziani, sottolinea Radin. I giovani porteranno avanti l'identità della comunità nazionale italiana. Per quanto riguarda i maturi, dobbiamo lavorare per creare una società che produrrà abbastanza per fargli avere una pensione adeguata, ma dobbiamo anche creare dei posti di lavoro in italiano per anziani.
e dunque avere poi degli introiti che permettano di vivere molto meglio. Le svastiche sui suoi manifesti a Fiume Radin commenta così. Rappresentano l'intolleranza, la xenofobia, la vergogna di questo paese, ma anche di tanti altri paesi intorno, ma soprattutto rappresentano l'idiozia di una parte della nostra società. La città di Pola, nell'ambito dell'invito aperto per la consegna delle proposte di progetto per l'attuazione del programma di attività informativo-educative sulla gestione sostenibile dei rifiuti nell'ambito del progetto Pensa, Dividi, Risparmia, ha soddisfatto tutti i criteri di ammissibilità per il cofinanziamento da parte del Fondo di Coesione. Il valore complessivo del progetto Pensa, Dividi, Risparmia ammonta a 1.197.000 cune, di cui le spese ammissibili sono pari a 1.173.000 cune. Il cofinanziamento del progetto dell'85% è di 997.000 cune, mentre la città di Pola fornisce il restante 15% dei costi totali ammissibili dai fondi del bilancio. È un progetto di comunità europea che il contratto è firmato con il Ministero della Tutela dell'Ambiente nel 2018 e attività sono cominciate subito dopo. Si tratta in prima linea della individualizzazione delle case private e dei condomini nella città di Pola. In prima linea importante è, come il nome del progetto, di pensare di che cosa si fa, in che modo si può fare meglio, e alla fine il risultato dovrebbe essere risparmio per tutti noi, per i nostri concittadini. È un progetto anche educativo, è dedicato ai bambini. Certo, tutto quello dovrebbe e comincia nei asili, poi dopo nelle scuole elementari, medie e così avanti. È importante che i bambini dalla piccola età cominciano a pensare nella propria maniera di capire di che cosa si tratta, cosa è importante e come dividere le materie utili che si possono riusare e riciclare. Tramite il progetto Pensa, Dividi, Risparmia si informeranno e educheranno i cittadini della città di Pola sulla gestione sostenibile dei rifiuti grazie all'attuazione di 15 attività dal programma di attività informativo-educative sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Con l'attuazione delle attività saranno trasmessi messaggi chiave per informare sull'importanza e sui benefici della gestione sostenibile dei rifiuti, con attenzione particolare a prevenzione sulla formazione dei rifiuti, adeguata separazione dei rifiuti nell'economia domestica, compostaggio domestico e riutilizzo di oggetti. Con il presente progetto la città di Pola intende rivolgersi a tutti i gruppi di cittadini e mira in particolare a influenzare tutti i gruppi di interesse. Negli ultimi mesi abbiamo capito quanto sia importante la digitalizzazione. Dalla burocrazia alla cultura, ormai quasi tutto è disponibile online. E i principali responsabili di un'efficace comunicazione online sono le agenzie di marketing digitale. Una delle agenzie digitali di maggior successo in Istria è l'azienda Marketing. Aiutiamo ai nostri clienti a ottimizzare la presenza nel mondo digitale. Sviluppiamo i siti web che sono rapidi, moderni e intuitivi e anche creiamo gli annunci che vendono. L'uso delle tecnologie digitali si è rivelato di fondamentale importanza soprattutto nel periodo del lockdown, quando l'epidemia ha costretto tutti a cambiare le abitudini di vita. Per sopravvivere nel mondo del lavoro, il digitale è la carta vincente. In questi momenti è davvero importante il marketing digitale perché tutte le aziende che sono preparate non hanno le perdite nelle vendite o anche hanno un po' delle crescite.
Per questo credo che è davvero importante essere preparati e il marketing digitale è fondamentale. La transizione al digitale però deve essere ben pianificata. È indispensabile una buona strategia aziendale, sottolinea Mazzolic-Tomicic e aggiunge che per progettare ed infine concretizzare un valido piano aziendale ci vogliono 3 mesi come minimo. Per avvicinare gli imprenditori al mondo digitale, l'azienda marketing organizza vari webinar sul tema del business digitale. I webinar si svolgono tramite Facebook e durano in media 3-4 ore. I webinar sono prima di tutto gratuiti e intentiamo di aiutare le aziende di sopravvivere questi tempi duri e condividiamo le nostre conoscenze sopra il mondo digitale. La nostra clientela sono le aziende piccole e medie che hanno una grande voglia di crescita. Per esempio sono vari enti turistici, Parco Nazionale di Brioni, di Opter, Policlinico Peharez e agroturismi. È importante dire che non lavoriamo solo in Croazia ma anche all'estero. Per esempio 20% dei nostri servizi vendiamo all'Italia e Spagna, quindi siamo anche molto internazionali. Il digitale ormai è un imperativo e la società digitale deve essere intesa come una società che offre vantaggi a tutti. In questi giorni abbiamo tutti capito che il digitale è diventato fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra società e per una migliore vivibilità. Quindi vi invito di entrare nel mondo del marketing digitale perché questo è il nostro futuro. L'inaugurazione della mostra La collezione d'arte contemporanea Marino Cettina, aperta presso il Museo d'arte contemporanea dell'Istria, ha attirato un gran numero di visitatori. Marino Cettina era un futurista, un cuoco che ha speso moltissima energia, passione e anche soldi di mettere insieme la collezione d'arte contemporanea che per la prima volta è stata interamente presentata al pubblico, spiega la curatrice Marina Gracinec. Tutti quelli che lavorano prendono i soldi per fare il turismo. No, lui ha detto la mia vera passione è l'arte e questa collezione è una delle migliori collezioni di arte contemporanea, posso dire di sicuro, in Croazia di sicuro, ma anche nell'Europa centrale. Non esiste una cosa simile neanche vicino a Trieste, non esiste in Slovenia per niente, non esiste neanche forse se andiamo sopra fino all'Ungheria. Gli autori delle opere d'arte sono molto importanti, aggiunge Gracinec. Ci sono dei nomi fantastici, concettuali di croati, artisti e artiste, è un'esplosione di sessualità, anche molto si lavora sui lavori sul corpo e una bellissima presentazione di posizie americane. Parlo di André Serrano, Jack Pearson, Robert Gober, Zoe Leonard. Questi sono i nomi che hanno travolto la scena d'arte contemporanea americana, spiega Gracinec. André Serrano, che è dietro di me, era qualcuno che anche il presidente, non questo qui attuale, ma quelli prima hanno detto ma perché diamo questi soldi a questa gente che ci criticano? E dopo cosa è accaduto? André Serrano ha fatto dei lavori della situazione dei poveri, black persone in America e oggi sappiamo cosa accade nell'America, la rivoluzione viene dal basso. In occasione del vernissage è stato presentato anche il catalogo curato da Marina Gracinec in collaborazione con Ketrin Milicevic-Mioshek. E il catalogo dopo è venuto un libro con testi splendidi, curatrici da New York, da Austria, da Berlino, con testi attuali di arte contemporanea del Covid, post-Covid, che vita sarà dopo, di sesso, LGBT, cose attuali anche in tutto il mondo. Alla mostra, che sarà aperta fino al 23 agosto, sono esposti 47 lavori.
Presso il centro multimediale Galleria della Città di Umago è stata inaugurata un'interessante mostra fotografica personale di Tea Stokovac, intitolata Introspezioni. E con la tua mostra fotografica dal nome Introspezioni qua a Umago presso la Galleria Multimediale, che cosa vuol dire, che cosa hai portato qua? Con questa mostra volevo rappresentare la mia vita. Ho rappresentato le persone per me importanti, le locazioni, i posti, l'architettura che secondo me ha segnato la mia vita in un certo modo, diciamo. Ad esempio le scuole elementari, la scuola media, e la mia casa, i miei genitori e così via, dei giocattoli e insomma. La tua vita, la tua tecnica è bianco e nero, perché? Preferisco usare la tecnica bianco-nera, a parte che ogni mia mostra finora era in bianco e nero, continuerò sicuramente ad usarla. Per me è importante, è molto più difficile dimostrare oppure esprimere delle emozioni in bianco e nero sicuramente, poiché ogni colore ha un suo, insomma, sì, come direi, un significato. Però secondo me è meglio in bianco e nero, così dà quella cosa in più, diciamo. La mostra è aperta fino al 14 luglio 2020. Al Teatro Popolare di Pola si è tenuto il debutto dello spettacolo Sliparia, basato sul libro scritto da Milan Rakovac. Sliparia è un romanzo che parla dell'identità istriana attraverso una storia che interpreta la storia della nostra penisola tramite una mitologia tramandata di generazione in generazione. Lo spettacolo, come pure il romanzo, è incentrato su una figura mitologica chiamata Bilfo, che fa parte del territorio istriano ma anche degli istriani ed è interpretato da una sola attrice. Era proprio l'idea di incentrare questa figura mitologica tramite un personaggio che interpreta più figure nello spettacolo, così l'idea di fare, diciamo, di portare avanti un'eroina che è una figura femminile, che può essere anche un maschio, che può essere anche è una cosa di un'identità, di un personaggio che è una persona. Lo scrittore Milan Rakovac descrive la collaborazione con Mattia De Bellu come stupenda. Siamo amici e siamo colleghi del mestiere, dei mestieri, dell'arte, così che quando questo muletto, che lì era muletto, sarà 10 anni fa se non più, mi venne con l'idea di girare un filmato sul romanzo Sliparia, ossia l'inganno, come l'ho tradotto, non precisamente, così che non mi sorprende, vedendo questa uscita da un grande film per Cinecittà a un spettacolo cinematografico, teatrale, multivisuale. Bilfo è interpretato da Rosanna Bubola, descritta da Milan Rakovac come la Anna Magnani istriana. Il personaggio, riferendosi a Pirandello, è uno, nessuno e 100.000, perché il Bilfo è il tutto e il niente, l'universale, il minimo, è tutto quello che può esistere e quello che non esiste anche. Lui stesso dice di essere la particella della materia prima dell'universo e dopo l'universo, per cui in scena non vedrete un personaggio solo, nel senso vedrete un ventaglio di personaggi che sono il Bilfo stesso, che si trasforma attraverso le situazioni. Domenica scorsa, presso il Circolo di Pola, si è tenuto lo spettacolo Promet na giungla del Teatro Narancia. Come tutti gli spettacoli del Teatro Narancia, anche questo è di natura educativa ed è nato con lo scopo di avvicinare i bambini all'educazione stradale. È dedicata a tutti quei bambini che da soli funzionano per strada, dove non ci sono i genitori che li possono per mano portare a scuola, all'asilo, e per questo in un modo simpatico e molto sottile abbiamo deciso di dimostrare come devono comportarsi. La storia parla di un papà poliziotto che per la prima volta ha ricevuto l'obbligo di andare in una scuola per mostrare ai bambini, per fare tipo una lezione di comportamento in strada. Lui è molto ansioso, è molto emozionato,
e inizia a mostrare ai propri figli, figlio e figlia, come fare. È tragico, è emozionatissimo, non sa cosa fare, non sa come comportarsi, non sa come esprimersi, sta soltanto balbettando. In un modo simpatico loro gli dicono: papà, guarda, è meglio di no. E alla fine arrivano alla soluzione che possono fare delle canzoni. Insieme fanno delle canzoni con i balletti. La scena diventa una strada, si passa con le biciclette, abbiamo della segnaletica stradale. La cosa che ci diverte sempre è quando canticchiano le canzoni dopo. Pensiamo che una cosa apprendere tramite le canzoni è la cosa più semplice e posso dire che è veramente un segno che lasciamo, perché dopo i bambini cantano le canzoni, è pubblicità per noi ma anche per loro un insegnamento più semplice, non ci sono quelle regole strette ma in un modo leggero si impara. Sin dall'inizio della questura di Pola ci ha dato il semaforo verde per lo spettacolo. Hanno letto la parte iniziale, il testo che abbiamo scritto, gli è piaciuto subito. In collaborazione con l'autoscuola Imar e con Mario Katic, che era un ex istruttore di guida, abbiamo fatto questo testo. Katia Rabar l'ha fatto, scrittrice del testo e anche regista. E praticamente hanno visto il testo, hanno visto lo spettacolo e hanno detto: sì, questo foglio, questo timbro vuol dire che anche noi stiamo dalla vostra parte e diciamo sì, in questo modo si deve insegnare ai bambini come comportarsi in strada. Un'altra cosa che ci hanno aiutato tantissimo è l'uniforme che porta il papà Luca Juricic, un uniforme originale. Non so quanto sia stato semplice per loro trovare queste dimensioni, ma ci sono riusciti e noi ne siamo tantissimo grati. Il 19 e il 20 giugno Pola e Rovigno sono diventate il centro della poesia europea. Quest'anno si è tenuto il 9° Festival Internazionale della Poesia More Nadlano, Mare sul Palmo. Il nostro direttore Zdravko Odorčić, che la conduce e che si chiama Cultura Snova di Zagabria, cioè cultura dei sogni, raccoglie tutti i sognatori di tutto il mondo e noi ci troviamo alcune volte dell'anno e così diciamo le nostre poesie e lui le raccoglie nei libri intitolati diversamente. In un numero minore del solito, vista la situazione dovuta al coronavirus, una sessantina di poeti e sognatori si sono radunati per recitare le loro parole. Ci siamo raccolti di tutte le parti del mondo, prevalentemente di Slovenia, di Serbia. Un partecipante di Albona è arrivato dall'America perché vive tanti anni lì, signor Viskovic. Insomma, veramente di tutti i continenti. Ma quest'anno abbiamo tardato per 3 settimane per via di questa malattia di Covid e eravamo, credo, una settantina. Il festival rappresenta inoltre una possibilità di scambio di idee e conoscenza. Noi prendiamo lo spunto uni dagli altri, ascoltandoci una sola parola può nascere, da quella parola che l'abbiamo sentita può nascere una nuova poesia, no? Forse un capolavoro, ma per noi è più importante radunarsi per amarci, perché i sognatori credono che l'accettazione e la tolleranza è lì dove regna amore, regna anche la pace. Ora ascoltiamo i versi scritti da Vera Bosazzi, con i quali ha vinto il primo premio in Serbia. Il sentiero dei sogni. No, non è l'eco dell'onda, né il respiro dell'acqua salata che si infrange sulla battigia soleticando le tremanti corde dell'arpa, addormentarsi lentamente sulle rive silenziose. Non soffia il vento dell'est nelle strade deserte e nei giardini abbandonati. Non è il vento del nord che strappa carezzando le foglie morte nella fredda notte dell'oblio. Non sono le silenziose ali del gufo che si avvicinano con grazia alla preda innocente nella setta nera della notte. Non è l'ultimo sospiro del folle ubriaco nella strada del fosso. Non è l'ultima lacrima sul viso di un pagliaccio. È il suono dei sogni, un suono ticchettante del tempo.
il cammino silenzioso della vita sul sentiero dei sogni, che si alza verso l'universo e con i guanti neri di pizzo ruba i fotoni nella fonte spaziale per non perdersi nei buchi neri dello spazio. I sogni non si possono uccidere. Il Festival folcloristico internazionale di Dignano, l'Héron, giunto alla sua 20ª edizione, quest'anno si terrà il 21 e il 22 agosto. Però la 20ª edizione della manifestazione dignanese sarà un po' ridotta, l'ha detto il presidente della Comunità degli Italiani di Dignano, Livio Belci. Perché i gruppi che dovevano venire dalle Filippine e dalla Spagna non potranno venire, ecco, ma i nostri italiani potranno venire, il Montenegro potrà venire e credo che lo faremo lo stesso. È un peccato perché quest'anno sarebbe stato il ventesimo, ma se occorre faremo 2 ventesimi, anche quest'altro anno faremo il 20º, in forma più allargata, ecco. Tutto sempre dipende dalla tasca, dalla questione materiale, dai soldi. E sicuramente se non saremo limitati in quel senso là, noi possiamo allargarle all'infinito, perché abbiamo gruppi che aderiscono molto volentieri a questo evento, perché è un evento che dalla popolazione alla gente che viene da parte dei turisti e così via, abbiamo soddisfatto dalla parte religiosa a tutti i tipi di popolazione, dai bambini ai laboratori, ad imparare a ballare tutti i balli che sono in Europa e nel mondo. Ancora non siamo riusciti a portare nessuno dal Messico e dall'oltreoceano, però speriamo in futuro che arriveremo anche a questo. Siamo molto orgogliosi di appartenere, di questa appartenenza, e abbiamo detto che, come ha detto il signor ambasciatore, che ci vuole modernizzare, ci vuole guardare avanti e così via, però noi dobbiamo anche guardare indietro, perché sono gli antichi, i nostri nonni che ci hanno indirizzato, e non dobbiamo dimenticare le nostre radici, perché questa è la nostra ricchezza. Abbiamo detto prima, il sindaco e il signor Adin, l'onorevole Adin, ha sottolineato la produzione dell'olio extravergine di oliva. Sicuramente siamo orgogliosi di questo, perché questo è un dato di fatto. La mia famiglia è stata 2 volte campione mondiale, va bene, però credo che questo appartenga a tutta la comunità nazionale italiana, perché questi ulivi centenari che sono attorno a Dignano non sono stati piantati né dagli austriaci ma sono dai nostri antenati, dagli italiani. Questa è una nostra ricchezza che dobbiamo portare avanti, perché questo è il nostro orgoglio. E con questo siamo giunti alla fine, grazie per averci seguito, ci vediamo domenica prossima come sempre alle 19:35. Buona serata.